È possibile fare affidamento su una relazione a distanza mediata dalla tecnologia, figlia dei tempi moderni e di social network sempre più invasivi nella nostra quotidianità? È questo uno dei quesiti e tra le tematiche portate sul palco del Teatro delle Arti a Gallarate, con ironia e colpi di scena, dalla coppia inedita Maria Amelia Monti e Marina Massironi, nel primo spettacolo della nuova stagione, la 54esima, in scena il 9 novembre, dal titolo Il marito invisibile. Biglietti disponibili una settimana prima, così come per i successivi 5 titoli del cartellone 2022-2023, tutti a serata unica. Silvio Orlando a dicembre, ospite molto importante per noi, La vita davanti a sé, uno spettacolo che è in scena adesso al Franco Parenti. La corsa dietro il vento a gennaio con Joelle Dix, che rinnova la sua collaborazione con il nostro teatro, già molte volte è stato nostro ospite. Importantissimo poi a febbraio, di nuovo si rinnova il rapporto con il Franco Parenti, perché Andrea Ruzciammà, la direttrice, verrà da noi ospite per una settimana per riallestire lo spettacolo storico del Franco Parenti e di Testori, La Maria Brasca, che sarà da noi in prima nazionale il 10 febbraio. Il figlio di Florian Zeller il 27 febbraio con Cesare Bocci. Qualcuno dei nostri abbonati magari ricorderà, qualche anno fa abbiamo avuto Il padre, questo è il secondo titolo di una trilogia. E chiudiamo a marzo con questa festa in musica degli Oblivion.